Noi vogliamo raccontare stamattina la storia di un ragazzo che ha frequentato una scuola in una cittadina a poca distanza da Nocera, Pagani, ha frequentato un istituto di scuola media. Il ragazzo, proveniente da una famiglia modesta, aveva tanto desiderio di studiare. Riesce, dopo i suoi 3 anni normali, dopo i 5 anni di elementare e i 3 anni di scuola media, frequentati sempre nello stesso istituto, un istituto della città di Castellammare, riesce ad acquisire la licenza media. Presa la licenza media, il ragazzo vuole cominciare a lavorare, viene dopo qualche anno, chiaramente dopo aver fatto il garzone, dopo aver imparato qualche mestiere, viene assunto nella ditta di igiene urbana della cittadina, cioè diventa operatore ecologico. Ma il suo pallino qual era? Lui ha amato la scuola che ha frequentato in una maniera eccezionale e ha sempre desiderato lasciare qualcosa di sé a quella scuola. Però le possibilità economiche non c'erano. Quindi che cosa ha immaginato? Il ragazzo si chiama Emanuele. Emanuele amava a casa cucinare. Era veramente un ragazzo che sapeva inventare dei piatti eccezionali. E allora cosa ha fatto? Ha incominciato a immaginare che potesse dedicare parte del suo tempo ai ragazzi del suo quartiere, un quartiere molto particolare di Castellammare, dove i ragazzi purtroppo sono per la strada per molto tempo, non frequentano ambienti diversi dal loro quartiere. Lui ha immaginato di poter offrire ai ragazzi del suo quartiere dei corsi di cucina, ma per offrirli ci vuole l'allestimento di una cucina. E allora ecco che Emanuele incomincia ad immaginare questi corsi di cucina, facendo prima che cosa? Prima acquisisce la qualifica di cuoco, si mette a studiare. In un anno acquisisce la qualifica di chef. Poi incomincia a scrivere le ricette su carta. Le scrive. Ma tutte queste ricette a che cosa dovrebbero servire? Lui immagina, attraverso le ricette, di pubblicare un libro. Pubblicare un libro, vendere il libro, metterlo in circolazione e con i proventi creare una cucina all'interno dell'istituto, dove già esisteva una cucina, ma ormai abbandonata perché la mensa nella scuola non si usa più, e creare all'interno della scuola, chiaramente con l'appoggio della dirigente, con l'appoggio del provveditorato, con l'appoggio dell'amministrazione comunale, un corso di cucina per ragazzi del quartiere e non solo. Beh, qualcuno ha immaginato, questo non ci sta con la testa, e invece Emanuele testardo lo è, ha scritto questo libro, è stato aiutato, è stato collaborato e pubblica questo libro di ricette a cui ha dato il titolo Manu Food. Beh, stranamente sapete che succede? Che la prima edizione di questo libro va a ruba. E che cosa succede? Viene allestita la cucina, vengono comprati fornelli, pentoloni, viene comprato tutto ciò che serve per allestire la cucina all'interno dell'istituto e dare il via con l'anno nuovo ai corsi. Forse con l'anno nuovo ci sarà la cucina che è allestita da Emanuele, e quindi ecco Manu Food. Porterà tanti ragazzi ad interessarsi di cucina e a non perdere più tempo in mezzo alla strada, ma ad impegnarsi a diventare anch'essi chef di qualità nella città di Castellammare di Stabia. Manu Food, Emanuele, auguri, grazie. Sei riuscito a scrivere il tuo nome in maniera perenne nella scuola che tu hai frequentato e che tu hai amato ed ami ancora.